Sono passati più di 23.800 giorni dall'esplosione di Hiroshima. Un'esplosione che ha provocato la morte di 140.000 persone. Eppure ancora esistono nel mondo circa 23.300 armi nucleari. Quasi una per ogni giorno trascorso dall'esplosione di Hiroshima. Più è grande il potere distruttivo delle armi nelle nostre mani, meno ce ne preoccupiamo. Siamo seduti su una distesa di testate nucleari capaci di distruggere più volte il mondo intero e facciamo finta di niente, come se questa cosa non riguardasse noi. Nello storico discorso contro la proliferazione nucleare che il presidente degli Stati Uniti Obama ha tenuto a Praga nel 2009, ha affermato: la guerra fredda è finita, ma le armi ci sono ancora. Il rischio di attacchi nucleari, anzi, è aumentato. Più paesi si sono dotati di armi atomiche. C'è il mercato nero. I terroristi sono orientati a comprare e rubare armi nucleari. E si potrebbe arrivare al punto in cui non ci si potrà più difendere da loro. Dobbiamo agire per vivere liberi dalla paura nel XXI secolo. Mentre si impegnano febbrilmente nella corsa alle armi nucleari, gli stati esprimono intenzioni pacifiche e fervente speranza che queste armi non verranno mai usate. Durante la Guerra Fredda, gli stati hanno pensato di garantire la pace armandosi. Ritenevano che il semplice possesso delle armi nucleari potesse scoraggiare l'altro dall'attaccare. La cosiddetta deterrenza nucleare creava una situazione di apparente equilibrio che si fondava sulla paura dell'altro. Oggi che la guerra fredda è finita, si continuano a possedere le armi nucleari. Esse vengono considerate un indice di potenza e prestigio per gli stati che le hanno. Più gli stati spendono per le armi e per ciò che chiamano difesa, meno le persone sono di fatto sicure. Per la ricerca, la produzione, i test, la manutenzione e il rinnovo delle armi nucleari si spendono cifre spropositate. Il mondo investe 1.464 miliardi di dollari all'anno per le spese militari. Con solo il 4% di questo denaro si potrebbero risolvere molti dei più grandi problemi del pianeta. 19 miliardi di dollari all'anno eliminerebbero la fame e la malnutrizione nel mondo. 12 miliardi di dollari all'anno potrebbero garantire la scolarizzazione a ogni bambino del mondo. 23 miliardi di dollari all'anno potrebbero fermare la diffusione di AIDS e malaria. Dice Daisaku Ikeda, filosofo buddista e presidente della Soka Gakkai Internazionale: se dobbiamo lasciarci alle spalle l'epoca del terrore nucleare, dobbiamo lottare contro il vero nemico. Quel nemico non sono le armi nucleari in quanto tali, né lo sono gli stati che le hanno o le sviluppano. Il vero nemico che dobbiamo affrontare sono i modi di pensare che giustificano le armi nucleari. La prontezza ad annientare gli altri quando sono considerati una minaccia o un intralcio alla realizzazione dei nostri obiettivi. Liberare il mondo dalle armi nucleari non è un'utopia. Liberare il mondo dalla paura della distruzione è possibile. È un'onda che può partire da noi. Per questo è nata Senza Atomica, una campagna di opinione pubblica che vuole manifestare la volontà di liberarsi dalle armi nucleari. L'obiettivo è creare un movimento globale che porti la popolazione mondiale a manifestare con chiarezza la propria volontà per la messa al bando delle armi nucleari e a stabilire, entro l'anno 2015, la regola internazionale che costituirà la base per una convenzione sulle armi nucleari. Vedere la mostra Senza Atomica è il primo passo per capire il problema e cominciare ad agire. Partecipa alla campagna Senza Atomica, falla conoscere, organizza un evento, parlane. Anche tu puoi contribuire a cambiare il futuro. Adesso.